ricordo il primo giorno a carcere di Trapani, più di 30 anni fa. In scena Roccella come un granello di sabbia, diretto da Marco De Rosa e Marco Silani. Lo spettacolo teatrale, che rientra nel progetto di Teca, racconta la storia di un giovane muratore che viene costretto a confessare un delitto che non ha commesso in una piccola caserma di Trapani. Un capro espiatorio per dare un colpevole al delitto di due carabinieri che in realtà nasconde misteriosi legami tra servizi segreti e gruppi neofascisti. Così il 18enne Giuseppe Gulotta vivrà 22 anni in carcere da innocente, fino alla revisione del processo che lo riabiliterà definitivamente. È un'esperienza molto forte raccontare la storia di Giuseppe Gulotta, che ha attraversato circa 36 anni di penitenza, diciamo, di sofferenza, 22 di carcere effettivo, 14 di vicende giudiziarie. Più che tutta la ricerca storica che è stata necessaria per preparare lo spettacolo, è stato proprio la conoscenza di Giuseppe e quello che lui ci ha trasmesso con la sua straordinaria umanità ad essere poi parte viva dello spettacolo. La storia di un calvario giudiziario, una lotta a testa alta, nonostante la sensazione di rappresentare solo un granello di sabbia all'interno di un enorme ingranaggio. Erika Cunsolo per Racinius 24. E assolve l'imputato Gulotta Giuseppe dai reati allo stesso ascritti per non aver commesso il fatto.